Benvenuti in un nuovo video. No, lo faccio io l'intro. No, va bene, non sto dicendo niente. Non alzare le mani. No, quest'oggi interagirai con una macchina, ok? La mia forma è eterea. Ti disturba questa cosa? Prendimi in mano. Dai, prendimi in mano. Massaggiami. Massaggiami. Prendimi in mano. No. Prendimi in mano e massaggiami subito. Oh, no, no questo... basta. Sigla. È arrivata ti l'anima! Ti puoi mettere il microfono? Era Cesare in collegamento dallo studio nuovo, un applauso a Cesare. Bravissimo. Che ah, bravo, bravo Cesare! Bravo Cesare! Penso di aver rotto il microfono, un attimo solo. Che cosa? Ma che hai fatto? Qua ne abbiamo rotti tre. Ma perché hai un coltello in cintura? Perché prima della puntata cercavo di accoltellarmi. Non diciamo queste cose che sembra anche che a me è stato una giungla un qui dentro. Riverenzia tutta la valle spaziale. Da quant'è che non facciamo una sfida di gruppo? In realtà da poco. Ne avevamo fatta una di recente, abbastanza no, recente. Non ti sento, Tonno, è inutile che parli. Quando? No, è da poco, da Jenga. Dove va quello lì? Comunque, abbiamo trovato il modo per riuscire a riportare. Guardalo quello lì ancora. A riportare le sfide di gruppo in auge. Ma che poi a casa non vi vedono, vero? Esatto, si vede solo una... Puoi affacciarti un attimo, bianca. Tonno, anche te, un secondo? Ciao, Tonno. Perché la nostra protagonista in realtà è la lavagna. Un applauso anche a lei. Non applauso anche a lei. Cosa facciamo oggi? Tu l'hai capito? No, non l'ho capito. Infatti potrebbero spiegarlo loro, visto che ci sono anche loro a video oggi, sì, no? Ma non si vedono. Può spiegare una persona, ma per favore? Un video, Frank, possiamo spiegarlo noi. Noi non spieghiamo niente. No, vai niente. Tu, Nico. No, va bene, Frank, spieghiamolo tu. Allora, ecco. Oggi noi disegneremo su questa lavagna Pictionary. Grande ma che spiegazione è, Nicolas? Chi a casa non torna fuori. Un minuto totale, 5 secondi testa per disegnare una parola che scegliamo noi. Non è che disegnate una parola, disegnate un qualcosa. Questa parola l'abbiamo scelta, ma non ci siamo preparati come disegnarla. E concorde con me che poi lo rispiegheremo. Quindi sì, noi ci alterneremo. Siediti un attimo, Nicola. Siediti un attimo. Ma infatti non devo parlare. Siediti un secondo. Io e Cesare saremo in sfida uno contro l'altro. Il gioco è indovinare quello che Tonno, Frank e Nicolas disegneranno. Ma come lo disegneranno? Avranno 5 secondi a testa, poi dovranno dare il cambio a quello dopo per disegnare qualcosa che hanno deciso, su cui ancora non si sono confrontati, e andranno avanti correndo come dei pazzi, 5 secondi, 5 secondi, 5 secondi, con un bellissimo timer che sentirete, e noi dovremo indovinare. La sfida sarà, come ha detto Nelson, tra me e lui. Infatti il primo che indovinerà si piglierà un punto. Yeah. Un minuto totale di tempo. Questo non ci interessa. Indovina il disegno. Direi che possiamo partire con la prima parola. Prima manche. Siamo pronti. Ci siete? Sì. Fate partire il timer. Pronti. Via. Va Tonno subito a iniziare questa parola. Bang. È un ricciolo. Il den è il cambio, senti? Bang. Elefante. Sono parole complicate? Bang. È un pene. Non tirate i calci alla lavagnetta, per favore, bang. Sennò è difficile. Sembra. Sembra uno in un pene, però non credo sia uno scopo. A me ricorda un sacco. Prendi il film di Tim Burton, bang. The Nightmare Before Christmas. Cos'è? Bang. Un minuto totale, poi è finita. Sembra una casa, un razzo, un qualcosa di fantascientifico. Cioè, tu stai facendo una cardio pazzesca. Bang. Quella cosa lì. Potevamo scegliere qualcuno di più bravo a disegnare, è veramente bang. Criptico. Telefono! Bang. Ma quanto è composta come cosa, ma Nick? Ma quante parole quanto è composta? Sono? Ma perché non bang. Parlano? Ma poi si sono organizzati su cosa disegnare, non capisco, perché ognuno fa qualcosa. No, loro stop. Hanno qual... Ma come si... Un attimo. Hanno qualcosa da disegnare, ma, mi spiegate, ma non si cosa sono avete confrontati. Fatto? Ma tu sono, hai mandato tutto a... ho sbagliato, mi sono fatto prendere la tensione. Ma hai sbagliato parola. Ma che no, cacchio no, è? Quella è la pompa della benzina. Ma non dirlo, non devi dirlo. Ma non benzinaio. Benzinaio. Sì. Punto entrambi. Punto entrambi. No, bravi. Ma che? L'ho detto io prima. Ok, allora punto Nelson. Sì, ma sta mancia è andata in vacca totale. Sì, ragazzi, ma a parte che non è benzinaio mai questa cosa. Cioè, qualcuno ha fatto la stazione, altri invece hanno fatto proprio la pompa in sé di benzina. Sì. Cioè, la macchina che è più piccola della pompa. Ma dove cola poi la benzina? Non ho capito. È dentro una ma macchina. Ma la via di mezzo fra un onda e un pene. Ecco cosa sembrava. Vabbè, 1-0 per me, Cesare, è stata bella. Andiamo avanti con il prossimo. Seconda manche. Allora, ragazzi, provate a guardarvi tipo intensamente negli occhi tra di voi e entrare sulla stessa lunghezza d'onda o qualcosa del genere. Sì, ma c'è Nicolas che mi fa vedere la lingua, scusa. Non è vero, non l'ho mai fatto. Cerchiamo di affrontare questa manche con un po' più di ordine. Avete la parola? Sì, ce l'abbiamo. Allora, fate partire il timer e togliamoci il pensiero. Pronti? Via! Vai, Frank! Sembra inizio giostra del Luna Park. Il primo ha una grande responsabilità bang. Perché decide che cosa disegnare. E l'altro deve capire, però. Secondo me, tu non è andato a sopra e basta. Potrei aver quasi... Cigno! Cigno! No, è veliero vichingo, nave vichinga, dracca. Ma è un cigno. Anatra! Pellicano!
quella roba. Bang. Come si chiamano? Pellicano che fa la pipì. Fenicottero. E airone. Bang. Tucano. Ma che cacchio è? È un tucano. Cos'è quella biscia che ha davanti? Perché ha il becco così? Anatra. Cicogna. Sta volando. Veloce, velocissimo. È velocissimo. Struzzo. Gli struzzi sono velocissimi perché con le gambe non corrono dritti, fanno la ruota. Ma chi è che ha disegnato Scusate, il collo? Ho una domanda. Io ho fatto il collo. Ma tu, Nick, hai sbagliato tutto. Due domande. Uno, Frank, dimmi. Quando hai iniziato il disegno e hai gettato le basi, hai effettivamente gettato le basi? Cioè hai fatto il pavimento? Sì, ho fatto il pavimento e il collo dello struzzo piantato sotto la sabbia. Ma infatti tu non è arrivato sotto e fatto una roba a caso. Era un indizio palese. Ma quella cosa lì che ha davanti, tipo che gli esce dal becco lunghissima. Che cos'è? Ero io. La testa che no, scende. Ero io che cercavo di riportare il collo dello struzzo. Ha un collo così lungo. L'ho provato. Ma io non ho capito chi ha disegnato quella cosa tonda sopra la testa. Sempre Frank. Sì, è l'occhio. Come l'occhio? Ma scusa, fuori dalla testa. Ma che vabbè, perché ha gli occhi sparati fuori. Hai visto degli struzzi strani, Frank? Sì, è vero, confermo. 2-0? Sì. Prossimo. Terza manche. Avete chi parte? Ma perché Tonno è nudo? Dai, Tonno. Avete la parola? La parola, sì, ce l'abbiamo. Avete la parola. Chi parte per primo? Nicolas. Nick parte per primo. Nicolas getterà le basi del disegno e quindi deciderà più o meno e dovrà farlo capire agli altri che cosa vuole disegnare per raffigurare qualcosa. Cesare, non l'hai neanche ancora visto. Non puoi ridere solo al pensiero di Tonno nudo. Pronti? Guardatemi negli occhi, fatevi le linguacce. Ci siete? Come sono qua? Pronti? Via! Buone basi, Nick, buone basi. Non è neanche arrivato in 5 secondi alla lavagna. Ho sprecato tanto. Pinetta. Bang. Un picchio. Cicala. Corteccia. Bang. Muschio. Ah no, è fuori. Ce l'ha. Cosa hai detto? Cos'è? Muschio? Sì. È un fenomeno. Buona. Sì. Però possiamo mettere una regola che non si possono sparare più di tanto le parole? Vero. Ammonito. Sparale anche te. Nelson ammonito. Ma sparale anche te. Quelle sembrano mani. Vero. C'è manco una malattia infettiva. Vero. Però bravi, dai, siete stati chiarissimi a sto giro. Ma quante manche sono? Perché 11. 25. Ok, a posto. Quarta manche. A sto giro invece sarà Tonno a gettare le basi. Sì. Per fortuna non Frank, perché ha appena detto che se fosse toccato a lui partire per il muschio avrebbe fatto un presepe. Confermo. Vero. Prego Tonno, quando vuoi. Pronti. Via. 3 secondi già sprecati perché bang. È un po'. Orecchio. Auricolare. Pagnotta. Bang. Sembra. Sono capelli e un orecchio. Apparecchio acustico. Bang. Coclea. Incudine. Bang. Staffa o martello. Pistacchio. Cerume. Cerume. Ciao. Bang. Ma come fa? Sono troppo forte, ragazzi. Hai un riconoscimento visivo che è devastante. Ma poi lo siete bravi, dai. È stata l'enfasi di Nicolas nello scarabocchiare proprio dentro l'orecchio. Ho una domanda, però ho una domanda. Cos'è quel buco di chitarra a sinistra? Io stavo iniziando a fare lo spray per il cerume. Ma potevi fare un cotton fioc, scusa? Vabbè, lo spray sembrava più facile. Quella cosa che hai disegnato, che è tipo più una nocciolina. No, facciamo una cosa. In 5 secondi. Frank, finisci di disegnarlo. Okay, lo spray. È vero. Vediamo come l'avrebbe disegnato. Era una bombetta e con e poi qua tipo così e sparava una granata. Vabbè, poi mettevi le mani. Una prova da stadio quella, no? E quello cos'è? Il corpo della mano sotto, sì, il collo della mano. 3-0. Arami, allora arami. Quinta manche. Sono molto curioso perché getterà le basi Frank. Ma come io? E tocca a te. Non puoi iniziare Tonno di nuovo. No, tocca a te Frank. Pronti? Via. Chiesa. Ma perché? Bang. Perché? Persona, non lo so. Aspetta. Medioevo. Human centipede. Bang. Scolopendra. Uomo primitivo. Paleolitico. Bang. Etrusco. Caverna. Fuoco. Piccozza. Bang. Minatore. Miniera. Ce l'ha. Bravo. Bang. Bravo. O per dire Pacal di Mirabilandia. Sai che mi avevi proprio portato nella preistoria? Ero sui primitivi. Io pensavo che quello, fai conto, che ha disegnato Frank, che la piccozza fosse un arco. Ok. Potrebbe essere. Ma la caverna sembra un mochi. Però sai che forse siamo troppo bravi. Ho una proposta. Se ci diamo un secondo a testa. Comunque, vedendo la vostra abilità di sprint e di cardio, non arrivate neanche alla lavagna. Concordo. Sesta manche. Chi è che a sto giro getterà le basi? Nicolas. Nicolas. Ma che abbiamo decretato una manche iperrealistica. Sì. Cosa? In ogni minimo particolare. Nicolas, abbiamo decretato essere il migliore a gettare le basi. Ma questa volta Cicerone. Sarà anche tutto questa volta iperrealistico. Nick, credi in te stesso, dai. Sei pronto? Sono pronto. Pronti. Via. I dettagli, Nick. I dettagli. Computer. Palcoscenico. MacBook.
Bang. Toro con le tette. Non so se abbia letto la stessa parola. Facebook. Bang. Sombrero. Saloon. No, raga, cosa sta succedendo? Siamo un preservativo dimenticato per terra. Nicolas non ha fatto niente. Niente. È rimasto stordito. Ma avete letto plastico. La stessa parola, ragazzi? Bang. Robin Hood. Moschettieri. Allora, quello mi sembrava un computer con una finestra aperta. E questo è tipo. Se no, un alpino. Bang. Quella è la peste. Cos'è? Cos'è quel becco? Topolino. Bang. Paperoga. Paperino. Assassin's Creed. Bang. Ma bellissimo quel braccio che conficcato nel braccio. Don Giovanni. Moschettieri. Da lì. D'Artagnan. Quella è una spada da moschettiere. Moschettiere. Ma cos'è quel MacBook aperto con una finestra aperta? No, quella là io avevo iniziato a fare un quadro. Ma non dire allora, però, non dire troppe cose. Macbeth. Non indovinerete mai. Se volete, rifacciamo partire tutto il timer e Rinascimento. No. Allora facciamo ripartire il timer. Facciamo ripartire e continuiamo. Diamo una seconda chance a questa parola. Rifacciamo partire il minuto. È arrivato un pacco che potrebbe interessare questo video perché doveva arrivare prima della registrazione. Non sappiamo se è questa cosa che sta prendendo turno, però. Sono quelli? Loro? Ve li mettiamo anche in descrizione, così. Facciamo allora partire il timer e andiamo avanti. Pronti, via! Ma è uno sc***o. Marionette! No. Sembrano più dei cadetti militari che dei pittori. Sembrano delle matricole Bang. Dei militari. Scherma! Duello. Singolar tenzone. Bang. Francia. Bang. Cos'è sta roba, raga? Rivoluzione francese. Bang. Cioè, dovete darci qualcosa... Pirati. Bang. Dai. Che cos'è? Ma dovete mettere degli elementi che ci facciano indovinare. Bang. Ma Frank sta facendo la gente che guarda dalla finestra. Bang. Il duello. Ultimo sangue. Balanzone. Bang. Pulcinella. È un contadino con un badile che guarda dalla finestra. Raga, cos'è? Però raga, non capisco come non indoviniate. Allora, adesso io vorrei che uno di voi entrasse a video, guardando la telecamera, dicesse che cos'era questo disegno. Prego, Frank. Soprattutto, Frank, cosa stai facendo in quella finestra in alto a sinistra? È praticamente una chiesa un po' particolare e il campanile. Ah! Perché era scoccato all'ora X per far iniziare il duello del nostro spadaccino. Ma sì. Tipo, un bel cerchio intorno a lui per far capire che si tratta di lui. Ma non so perché è stato fatto un altro. Parola era spadaccino. Allora, posso dire che io ho avuto una confusione iniziale. Credevo che lo spadaccino fosse quello che giocasse a scherma. E quindi avevo fatto. Ma volevo non fare so il campo da schermo. Volevo fare il. Ma che ne so? Ma perché avevo iniziato a fare la pettorina, quella che suona quando ti metti. Questo era D'Artagnan, comunque. Sì, palesemente. Sì, ma moschettiere. L'abbiamo chiamato D'Artagnan, infatti. Questo è iperrealismo, comunque. Sì. Iperrealismo. Siamo molto orgogliosi di quello sì, che abbiamo creato. Punto a nessuno. Andiamo al prossimo disegno il più in fretta possibile. Grazie. Settima manche. Chi ha già le basi? Sono io. Sei tu, Frank. Ah, sono io. Adesso tutta la mancia hanno il cappellino da cadetto militare. Sono bravi. Quindi andranno bene. Pronti, via! Buone basi, Buone basi. C'è scritta. Bang! C'è una pineta. Sì, secondo me è tipo una pineta, tipo un bosco. Una roccia. Bang! Una montagna. Bang! E Alpi. Treno. Appennino. Bang! Sei una mucca morta. Bang! Certo che 5 secondi a testa è dura. Però non riesce neanche a concludere qualcosa. Un'idea. Bang. Non si continuano i propri disegni. Sì, si stanno ignorando, vero? Molto scollegato, siamo quasi tre disegni Bang. Diversi. Orso, impronta. Yeti. Sì, bravo. Va detto. Ma lo Yeti sta nei ghiacci. No, c'è sempre il bosco. Questo è un ghiacciaio. Sempre il comunque, bosco. Lì avevo fatto le zampe, no, però non c'è poi il l'avete bosco. Fatto. Quello lì è il Bigfoot, Frank. Lo Yeti non è Bigfoot. No, lo Yeti è quello di neve. E Bigfoot non è le neve. Ah, okay, lo no, Yeti Bigfoot è quello marrone che sta nei boschi. Ah, in America. Per me sono gli stessi. No, però bravo Cesare, siamo 3-2, quindi potrebbe esserci il pareggio o la mia vittoria definitiva perché siamo all'ultima manche. Ultima? Sì. Ultima manche. Non ho la responsabilità dell'ultima manche di gettare le basi, so solo che quando si sono ricordati la parola vicenda un attimo fa, si sono tutti messi a ridere, preoccupati. Pronti, via! Bang. Nelson. Frank. Cosa sta facendo? Sono capelli. Groviglio. Bang. Eddie non hai capelli così. Nicolas. Bravo. L'ha detto. Nick. È Nicolas. Bravo. L'ha detto. 4-2 vittoria. E non ho capito come. C'è un dietro alle quinte qua. Nick aveva detto. Ti rivedete, un stai po'. Su. Nick cosa c'è? Nick aveva detto non voglio mettere questa parola perché so che Frank andrà subito a puntare a quella cosa. Avete fatto una testa però gigante. Ha funzionato subito. Esatto. Ho detto faccio il corpicino. Perfetto. Non è per l'altezza, è solo che Nicolas dice che quando ha tanti capelli gli viene la testa gigante.
Esatto. No, è solo concordo. Testa. Quanto sei offeso da 1 a 10, Nick? No, 0, ma è che c'era un bonus. Qual è il bonus? Qual era? Allora, noi volevamo fare una munch bonus. Nick, entra fatela, pure in camera. Entra fatela. In camera. Se la giuria ce lo concede, ne avevamo pensato una munch bonus. Va bene, che può ribaltare. Dai, facciamo. Vale 5 punti vale questa 5 munch punti. Bonus. Va bene. È molto extreme, però. Ok, okay, andare bene. Ci siamo. Ci piace. Sei carino, sei bello, sei un gran fotomodello. Lo so. Proprio, è proprio credibile. È lui. Munch bonus. Una sfida contro noi stessi. Ok, ebbene, Nicolas sì. Getterà le basi per quest'ultima manche ribaltante o confermata. È una sfida contro un'impresa noi stessi. Un'impresa impossibile. Ci siamo? Vai. Pronti, via. Nick, le basi, Nick. Nick, le basi. Ah. Ronco. Bang. Cilindro. Bang. L'ho messo. Bang. Ho avuto paurissimo per il neon. Io non me lo aspettavo così ma presto. Ma neanch'io pensavo facesse dopo. Ah, era studiata. Era fake. Ma poi una caduta fake. Ma ha tirato una pacca. Ma ha rischiato di spaccare tutto il neon per una roba fake. Vabbè, ma noi abbiamo anche dato spazio. Vabbè ragazzi, basta, ciao. Che roba è. Ringraziamo Tonno, che è ancora per terra, Nicolas e Frank, per essersi prestati a queste pagliacciate, oserei dire. Siamo contenti di aver finalmente riportato una sfida di gruppo qui a Space Valley, che questa sfida di gruppo sia stata vinta da me. Grazie. Non so perché mi fa straridere Tonno che cade. La rifacciamo questa sfida? Certo, la rifacciamo, sì. Al raggiungimento di 20.000 apprezzamenti digitali sotto questo video. Vi salutiamo allora. Ci vediamo al prossimo video. Oh, around. Riverenze. Around. Around. E no, ah, arriveremo. È uscito il backstage, no. Surround, sono tornato. No. Come no? Non c'è il backstage. C'è il backstage, no? Ma non andate a guardarlo. Ah, no. Ma ha un retroscena su Around. Vai. Frank, tu non puoi più parlare. Ha un retroscena su Around. Frank, a me non interessa. Vedi che non sente. È veramente non sente. Arriverenze. Devo andare in seggiovia. Chiudi. Allora, a Nick serviva il suo cavalletto qua rosso.